Ciao a tutte ragazze, benvenute in un nuovo video. Oggi andremo a fare una nail art con i semipermanenti di Clavier. Questo è il numero 58. Allora faccio una passata a smalto per fare la mia base e vado in lampada per 30 secondi. Una volta fuori dalla lampada, vado a sigillare con un top matte. Faccio una passata e ritorno in lampada sempre per 30 secondi. Adesso mi preparo una goccia del semipermanente che ho appena usato e un pennellino con la punta sottile. E sulla mia tip vado a creare il mio disegno. Creerò delle piccole, delle rose stilizzate. Quindi con il pennellino ogni volta lo bagno nel mio semipermanente e vado a creare il mio disegno in questo modo, come sto facendo io nel video. È molto semplice da realizzare, come potete vedere. Vi basta non prelevare troppo colore con la punta del pennello, perché se ne prelevate troppa, poi la rosa verrà troppo larga, troppo doppia e quindi non sarà neanche molto bella da vedere. Ne faccio una più grande e una un po' più piccola sotto, sempre con lo stesso procedimento, quindi bagno il mio pennellino nel semipermanente e creo questa sorta di petali. Quindi, una volta fatto questo, quando sono soddisfatta, vado a creare delle piccole foglioline. Dopodiché tornerò in lampada sempre per 30, anzi no, prima di tornare in lampada, scusate, una volta finito il mio disegno, non tornerò subito in lampada, ma andrò a buttare sopra il mio disegno della polvere acrilica trasparente, così come faccio io nel video. Mi raccomando, questo prima di andare in lampada. Una volta ricoperto tutto il decoro con la polvere acrilica trasparente, vado in lampada 30 secondi. Dopodiché, fuori dalla lampada con una spazzolina, vado a togliere la polvere in eccesso. E questo sarà il risultato finale. Spero vi piaccia, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutte!